Sì, certamente è una tradizione questa. Allora, da questo punto di vista, io sono un tradizionalista perché mi piace. Pensare la guerra, che tra l'altro è il titolo di un grosso libro di Raymond Aron, due tomi su Clausewitz, pensare la guerra è la cosa praticamente più difficile che c'è da fare nella storia del pensiero politico, perché la guerra coinvolge e incrocia tutte le categorie del pensiero politico, non solo politico. Non solo, ma è stata pensata sempre da tutti, per il buon motivo che l'abbiamo sempre fatta. Come è evidente, il primo documento scritto della letteratura occidentale è il libro che comincia con l'ira, Menin. Come si dice, specialità della casa. Non dobbiamo essere sorpresi dal fatto che ne abbiamo una alle porte, perché eravamo noi l'eccezione, cioè pezzettini di Europa occidentale, esente dalla guerra per una settantina di anni. Mentre tutto il resto del mondo c'era immerso. Difficile, molto difficile da pensare, coinvolge davvero una serie smisurata di problemi. Io adesso vi do una serie di parametri. Io in questo, in uno degli ultimi libri miei, Forme della critica, che è un libro impegnativo di filosofia politica, il capitolo più lungo è sulla guerra. Quello che vi dirò deriva in parte da quello, però con una concettualizzazione che vuole essere più sintetica e più semplificatrice. Vediamo. Cioè, io direi così. Noi possiamo incrociare tre parametri per cominciare a pensare. Il parametro dello spazio, il parametro dell'ordine dell'essere e il parametro del soggetto che conduce. Cioè, noi dobbiamo capire qual è l'idea di spazio quando pensiamo alla guerra? Quale idea di spazio abbiamo in mente? Quale idea di ordine dell'essere abbiamo in mente? E quale idea dei soggetti belligeranti, diciamo così, abbiamo in mente? Detta così, l'hai resa ancora più astratta. Adesso la rendiamo subito chiara. E cominciamo proprio dall'inizio, cioè cominciamo da quel paio di frammenti di Eraclito che hanno fatto, dei quali naturalmente non capiamo niente, per appunto sono frammenti, che hanno fatto una parte della sua fortuna. Cioè il 53 e l'80, nell'edizione canonica di Scranz, no, Polemos di tutte le cose e padre di tutte e re. Gli uni dimostrò dei, gli altri uomini, gli uni fece schiavi, gli altri liberi. Tecnologico ci vuole, e l'altro appunto occorre sapere che polemos, cioè, che polemos è comune e giustizia è contesa e che tutto avviene secondo contesa e necessità. Allora, uno dice: quale idea di spazio c'è qui? Qui c'è l'idea di uno spazio, non dico cosmico perché in greco vorrebbe dire ordinato, e questo è solo parzialmente ordinato, uno spazio nel quale non c'è la guerra, uno spazio che è generato, cioè le
La dimensione dell'esistenza non è data, ma è generata dalla guerra. Gli uni, la guerra, soggetto, la guerra, gli uni fa liberi, gli altri schiavi, gli uni fa deboli, gli altri uni. Chi agisce è Polemos, e questa azione di Polemos genera spazio. Uno spazio che è differenziato grazie a Polemos. E non solo, ma questa operazione, questa capacità di generare spazio che appartiene a Polemos e alla contesa, avviene secondo necessità, cioè è intrinsecamente giusto. Per cui non c'è il concetto di guerra giusta, ovviamente. Perché come la guerra genera lo spazio, così la guerra genera la giustizia. È che i greci erano cattivi. La verità è questa. La lamentazione sul fatto che la guerra è una brutta cosa, nella cultura greca, la lasciano alle donne. Sono le donne che dicono, accidenti a Ares, mostro sanguinario, no. Gli uomini non ci pensano che sia possibile una vita senza lui. Noi veniamo di lì, Voi direte, non è sempre stata così. In effetti, Eraclito ha una potenza. Eraclito, per quel che capiamo noi di una cosa che ci è arrivata a niente, ci sono arrivati 120 frammenti di due righe, non ne sappiamo niente in realtà, ma insomma, letto così oggi con la nostra testa, ha una potenza sconvolgente, ma anche un grado di, diciamo, di antiumanesimo sconvolgente. Poi arriva la filosofia civilizzatrice, questa è filosofia selvaggia, questa è l'antica sapienza, che è selvaggia. Arriva la filosofia civilizzatrice. Il grande civilizzatore è Platone. E qui le cose cambiano. Cominciamo a capire qualcosa. E infatti, poi cominciamo a pensare che non è la guerra che crea lo spazio, ma la guerra sta nello spazio. Però a questo punto dobbiamo capire che cos'è lo spazio. È uno spazio liscio o è uno spazio qualificato in modo pluralistico? Allora, per i greci c'è poco da fare. I greci erano cattivi ed erano razzisti. Lo spazio è qualificato in modo pluralistico, come minimo noi loro. Come minimo noi. No, i razzisti non ce l'avevano coi neri, non importava assolutamente niente, ce l'avevano coi persiani. Noi loro, noi libertà, loro schiavitù. Fra noi e loro che rapporto c'è? Polemos si chiama. Guerra chiamata polemos. Però si dà il caso che la guerra i greci la facessero brillantemente anche fra di loro. E allora quella che cos'è? Era un altro nome. È un altro nome che è stasis, che vuol dire è la posizione sulla rosa dei venti. Io prendo questa posizione. Tu sei su un'altra posizione. E questo è il primo punto. Secondo punto è anche questo spazio qualificato, non liscio, non uniforme, bipartito e qualificato, ha a che fare con l'ordine dell'essere. Mentre in Eraclito era polemos l'ordine dell'essere, qui no. Qui c'è l'ordine, c'è un certo tipo di spazio, un certo tipo di ordine dell'essere e poi c'è l'ordine.
e qual è l'ordine delle... Qui c'è Platone che è diventato metafisica sostanzialmente, per cui c'è l'ordine, il disordine, il bene e il male. L'essere liberi e l'essere servi. L'essere liberi vuol dire essere padroni di se stessi, l'essere servi vuol dire non avere autonomia, sia perché c'è qualcuno che ti comanda, sia perché non hai risorse morali e intellettuali per essere libero. Allora, la guerra ha a che fare con un conflitto fra libertà e schiavitù, che, secondo Platone, una persona seria, è un conflitto binario, ma non coincide con lo spazio binario. Cioè, non è che tutti i greci sono sempre tutti buoni e tutti gli asiatici sono tutti cattivi, perché in ogni caso non spiegheresti che cos'è la stasis, cioè la guerra dentro la Grecia. No, la guerra è il confronto fra il bene e il male, certo, fra le passioni selvagge e la capacità razionale, cioè per lui metafisica, la capacità razionale, cioè morale, di tenerle sotto controllo. E questo vale per ciascuno. La guerra è la lotta continua di ciascuno. Anche il vincitore continuerà a combattere contro se stesso e continuerà a educare il vinto come educa se stesso. Per cui, da una parte, la guerra è effettivamente una modalità necessaria della vita, ma non è la finalità della vita. Questo lo si vede nelle leggi, cioè un dialogo molto tardo di Platone, c'è l'ateniese e il cretese. Il cretese, che è un militarista, dice: la polis esiste per fare la guerra, e l'ateniese, cioè Platone, dice: no, la polis esiste per vivere liberi. E certo, vivere liberi implica un conflitto continuo contro i barbari, se questi continuano ad aggredirci, vabbè, questo è facile, contro il male che è in noi come greci, contro il male che è in noi come singoli. Per cui vedete che entra in gioco lo spazio, entra in gioco l'ordine dell'essere, entra in gioco il soggetto, cioè la guerra è tanto uno scontro di civiltà, quanto uno scontro di città, quanto uno scontro di moralità. Certo, in pace non si vive. Per vivere in pace devi andare non alle leggi, devi andare alla Repubblica, cioè devi andare all'ipotesi del governo dei filosofi, che è l'ipotesi assolutamente teorica, inapplicabile, è l'ipotesi in cui La conoscenza libera tutti, ho capito, però prima il filosofo viene messo a morte, perché non ce la fai. Certo, è così, la conoscenza libera, la grande idea di Platone, i mali della città non si estingueranno, no, lo dice sia nella Repubblica sia nella Settima Lettera: i mali della città, i mali dell'umanità non si estingueranno mai finché i filosofi non saranno al potere, ma i filosofi non saranno mai al potere. Poi buoni filosofi, cioè lui, guai i sofisti. I sofisti fanno parte del problema, non di questo. Aristotele è molto più calmo, cioè dà per scontato un mucchio di cose, dà per scontato che la guerra è una modalità d'espressione, noi diremmo della sovranità, poi non è vero, non si può adoperare questa parola in Grecia, ma insomma è una modalità d'espressione della capacità politica di una città. Ci sono città che sono più capaci di fare la guerra, città che sono meno capaci. In ogni caso non si esce dall'idea che senza la guerra non si vive. Cioè, diciamo così, non è nemmeno, non è,
non ha valore pensare a un'esistenza politica senza la guerra. Non perché questi amino la guerra, ma perché danno per scontato. Roma è il contrario. Roma è il contrario. Roma non ha fatto altro che guerre, ma aveva in testa l'idea che il valore supremo è la pace, che la guerra è una brutta cosa e che la guerra è un popolo di contadini, Roma, non di guerrieri. E che la guerra deve avere una forma. Per cui lo spazio. Lo spazio è differenziato, non c'è niente da fare. Cioè, Roma è diversa. È diversa e fa la guerra in modo diverso a seconda della diversa qualità dei diversi che incontra. Qui la fonte tipica è Cicerone e poi tutto il diritto romano. Roma è diversa. Poi c'è la guerra giusta in Roma? Sì. Allora il concetto di guerra giusta in Grecia? No. C'è ogni tanto la parola, ma non è un concetto centrale. Invece la guerra giusta in Roma c'è. Ma che cosa vuol dire guerra giusta? Vuol dire guerra dichiarata secondo le formule tecnico-religiose del diritto dei feziali, cioè del circolo di sacerdoti, che noi conosciamo perché ce li riporta Tito Livio, in cui dice io patre patrato, capo dei feziali, affermo che il popolo tal dei tali ci ha portato via 4 vacche, 2 carriole, eccetera, eccetera, che noi gliele abbiamo chieste indietro e che quelli ci hanno detto di no. Quindi, in nome di questi dei, Tizio, Caio e Sempronio, noi diciamo che ce le deve dare indietro, ma lui ha detto di no, e allora adesso io gli tiro una lancia di colore rosso sul suo territorio. Fatto questo, ho dato inizio alla guerra in modo giusto. Secondo il diritto romano, non secondo chissà quale idea di guerra giusta. Abbiamo fatto la cosa giusta secondo la nostra idea di giustizia. E questa è una cosa che si fa quando si fa la guerra agli italici, che sono diversi da noi, però sono, come dire, esseri umani, capiscono, no? Abbiamo in comune parecchie cose. Quando abbiamo a che fare con i cartaginesi, invece, è tutta un'altra cosa, perché lì c'è il conflitto fra mens e fides. Mens vuol dire astuzia e fides, termine intraducibile, ma insomma rettitudine. Noi fides, loro mens, e non c'è verso, non ti puoi fidare. La fides unica è un ossimoro, non esiste una fides unica. I cartaginesi non hanno fides, dicono una cosa e ne fanno un'altra. Per cui lì si fa la guerra sostanzialmente di sterminio. Poi c'è la guerra contro i grandi potentati ellenistici del Mediterraneo, che è una cosa seria, ma non è che ne va della vita, per cui anche lì si possono rispettare delle regole, che non è una guerra giusta, ma diciamo sono regole di guerra.